Ciao a tutti e ben ritrovati alle nostre interviste crazy. Oggi vi presentiamo Gemma, una ragazza argentina, ballerina di tango e ha lavorato tantissimo in Giappone. Ciao Gemma. Ciao a tutti. Raccontaci un po' chi sei, da dove vieni e cosa fai. Io sono Gemma, sono una ragazza argentina che abito a Rimini. E mi piace molto ballare, attuare. Si dice attuare? Non so se... Recitare. Recitare e mi piace anche molto lo spettacolo. Ci lo parlo bene? Sì, capiamo benissimo. Perfetto. Hai abitato per tanto tempo in Giappone, mi hai detto? In Giappone quasi 6 anni. E là hai lavorato come nel mondo della pubblicità, nel mondo del cinema, giusto? Ho fatto pubblicità, anche altri spettacoli. Ho lavorato in un dinner show, che è tipo un dinner international che la gente può mangiare e allo stesso tempo vedere un show di jazz, flamenco. Tra l'altro sei anche ballerina tu? Sì. Ti piace ballare? Sì, molto. Tango, flamenco, tutto? Anche musica latina ovviamente. Ah, bene. E da Rimini, da Argentina, da Giappone sei arrivata a Crazy People. Come ci hai trovato? Era un giorno perché io ho una bambina di 3 anni, allora per quasi 3 anni che non lavoro, ho iniziato a cercare in internet, tipo di agenzie, solo che ho visto questa Crazy People perché mi è piaciuto tanto il concetto che hanno di che tutti possono lavorare, ossia non deve essere tipo una modello professionale per farlo, sino che no, puoi avere tante tutti altre cose. Avere una possibilità. Tutti possono avere una possibilità. Giusto. Gemma, tu non sei italiano, non so se ci segui sulle nostre interviste, ma io ho una domanda da fare che faccio a tutti e che è il filone che segue un po' la nostra agenzia. Raccontaci un episodio crazy della tua vita. Io credo che mia vita è crazy. È tutta crazy. Sono argentina, sono sposata con un ragazzo di Rimini, che l'ho conosciuto in Giappone. Io ho una bambina che è nata in Corea del Sud. Ah! Ho viaggiato tanto e ho avuto tanta esperienza di vita. Bene. Quindi abbiamo fatto un po' il giro del mondo, insomma. Sì. Bene. Va bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito, vi abbiamo presentato Gemma, la ballerina argentina, e vi ricordiamo di guardare il nostro sito crazypeopleagency.com per tutte le informazioni della nostra agenzia. E vi ringraziamo per averci seguito, Stefano e Gemma vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima intervista. Ciao! Ciao. You...